giorno 3, direzione Tadapani, orario 7:45. Oh, 7:45, non so se te sei accorto, abbiamo fatto un po' tardi. Il sole è alto, la temperatura sta scaldando, i zaini pesano, noi partiamo per Tadapani. Yes, andiamo. Yes, a chi? Go. Okay. Dopo un'ora e 15 minuti di camminata siamo arrivati ad un punto di vista panoramico. Siamo intorno ai 3200 attenzione metri. Attenzione che stanno passando i pony. Davanti a noi la catena montuosa dell'Annapurna e del Dalaughiri. Dietro di noi punto di vista oro, sì. Che mi sembra importante anche quello. Put sugar or without sugar? Sugar. Pronti? Ripartiamo. Romina si è fatta la sua colazione, come dice lei, ad alta quota. A quanti metri? A più o meno 3200 metri. Via, direzione? Tadapani. Che ora è? Le 10:20, è l'alba che canta il gallo. 10:20 è a deurare, siamo a deurare. Sì, abbiamo messo io. Dalla pausa scorsa più o meno un'oretta. E dall'inizio? Siamo partiti alle? 7:45. Adesso sono le? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, allora abbiamo fatto mezz'ora di pausa. Adesso andiamo a giocare col gallo. Siamo scesi fino a 2660 metri, sosta. Romina, che stai facendo? Scrivendo appunti. Scrivo appunti di viaggio, nel nostro diario di bordo, il sole è stupendo, andiamo. Atto. Hey.
Penso che abbiamo finito di scendere, no? Sì, quindi? Quindi, purtroppo, noi già la conosciamo, è la scalinata che ci spezzerà le gambe fino a Tatapani. Ecco, cominciamo bene. Già va bene, purtroppo siamo senza acqua. Siamo arrivati a Tatapani. Ci abbiamo messo un botto, quanto ci abbiamo messo in tutto? Allora, sono passate esattamente 6 ore da quando siamo partiti. 6 ore da quando siamo partiti? Tatapani, in nepalese significa acqua lontana. Probabilmente il nome deriva da una sorgente d'acqua che scorreva molto lontano da questo paese. Yes, please. I'll come back. Noci, ti ricordi queste intarsiate? Sì, queste rosarie. Andiamo a cercare un lodge panoramico se è possibile. Ok, abbiamo scelto l'Himalaya Guest House. Qui perché già c'eravamo stati. Doccia calda, dinner, che cena, coperte, birra, asciugamani e niente sapone. Stanno cercando la piccola chiave della stanza. Siamo pronti per fare una bella doccia calda. Un omelette mista con verdure, formaggio e patate, una birra gorka, un dalbat con pollo, che è il piatto tipico nepalese, e una zuppa di patate. Abbiamo speso 2250 rupie, più o meno 18 euro. Sì, sono le 5 e mezzo di pomeriggio. È presto, però siamo distrutti. Domattina ci svegliamo alle 5 e mezza, comunque, voglio dire, perché da qua è bello vedere l'alba. Esatto. Quindi, good night. Buonanotte. Buonanotte, la nostra stanza sembra un loculo. Si chiude addirittura con la sbarra, sembra essere in medioevo. Buonanotte. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube Trips Travel Blogger per passione. Accendete la campanella, fate tanti like e sotto in descrizione trovate tutti i nostri consigli e il nostro itinerario di viaggio. Ma soprattutto, viaggia con noi!